Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua per testare una cosa, un prodotto favoloso che sto vedendo un po' in giro in questi giorni, quindi sono super curiosa di provarlo per la primissima volta qui con voi, anche perché so che anche voi siete super amanti dei mascara. Il mascara in questione è questo qui di Maybelline, mi è arrivato in questa confezione stracarina, tutta rosa con il richiamo alle piume, perché adesso vi descrivo il mascara e ve ne parlo meglio, quindi capirete. Ed è questo qui, il Total Temptation. Come potete vedere da qui, è particolare perché all'interno ha l'estratto di olio di cocco, quindi mi aspetto tante cose. Il mascara è fatto in questo modo, starete vedendo meglio un close up, tutto rosa con la scritta Rose Gold, e lo scovolino è uno di quelli che piace a me, bello cicciottello, pieno di setole. Il colore sembra molto molto black, quindi adesso lo proviamo e vediamo se effettivamente fa quello che promette e se realmente è il mascara migliore in commercio. Dopo aver parlato del pack, andiamo anche con la prova odore, perché non so voi, ma alcuni mascara puzzano, quindi non vorrei. Però oh mio Dio, raga, oh mio Dio, sa troppo di qualcosa di dolce. Bene, perché così almeno non abbiamo problemi ad applicarlo sul viso. Tra l'altro, come vedete, io mi sono truccata senza appunto il mascara, proprio per farvi vedere quanto il mascara rende il trucco più completo. Tra l'altro sapete che il mascara è una delle cose fondamentali se volete avere gli occhi da seduttrice, gli occhi da predatrice, soprattutto se come me avete le ciglia chiare chiare chiare. E quindi io direi, detto questo, di passare all'applicazione. Allora, naturalmente io vado ad applicare il prodotto in più passate, così vediamo anche come tiene, e senza l'uso del piegaciglia, così vedete bene l'effetto. Vado ad applicarlo e a fare quindi la primissima passata. Come vi ho detto, appunto, mi sembra molto molto nero e questa è una cosa iper positiva. E poi, come vedete, da subito questo effetto molto volumizzante. Io sapete che ho delle ciglia praticamente inesistenti, quindi sono sempre alla ricerca di un ottimo mascara. Lo vado ad applicare con movimenti a zigzag, così mi viene ancora più volume. Ok, allora, come potete vedere già dalla prima passata il risultato si vede. Vi faccio vedere anche così di profilo. Eccole qua. Adesso lascio asciugare circa una trentina di secondi e poi procedo con la seconda. Diciamo che solitamente io faccio una media di 3 passate al massimo, perché altrimenti viene quell'effetto ragno. Però questo mi sembra già molto morbido, molto setoso sulle ciglia e non fa grumetti, quindi già buono questo dalla prima passata. Adesso vado con la seconda. Mi concentro sempre bene sulla base. Ok, questo è l'effetto con la seconda passata. Io direi che siamo già arrivati a un ottimo livello, però voglio testarlo ancora di più e quindi fare anche la terza. La cosa bellissima, come vi dicevo anche dalla prima applicazione, è che non fa grumi. Potete vederlo da voi, perché tantissimi mascara già a questo punto me li fanno. Ed eccoli qua. Io direi che il risultato è ottimale. Purtroppo io non ho queste gran ciglia. Se ha fatto questo su di me, su di voi può far miracoli. Potete vedere tranquillamente il prima e il dopo, vi metto anche una clip dove si vedono meglio le varie angolazioni, così capite meglio. Adesso aspetto che si asciuga un attimo e poi facciamo la prova tatto, per vedere se sono dure, ispide o morbide, setose. Ho terminato il mio make-up, ho applicato il mascara anche in quest'occhio e nella parte inferiore. Tra l'altro, per questo make-up ho utilizzato anche alcuni prodotti sempre di Maybelline, tra cui l'Instant Anti-Age Concealer, che sapete essere uno dei miei preferiti nel mondo. Io utilizzo la colorazione light. L'ombrettino invece è questo qui ed è il Color Sensation, il numero 02. Adesso facciamo la prova tatto, quella che vi avevo detto. Pronti? Allora, devo essere onesta, non mi aspettavo che dopo 3 passate potesse essere davvero così morbido. Cioè, vedete che sono straflessibili le ciglia, quindi non è quella sensazione che vi dà fastidio. Anzi, le sento proprio straleggere. E io vi sto dicendo tutto questo onestamente, Ci tengo a ribadirlo, non vi dico le cavolate, anche perché se poi l'ho andato a provare lo scoprirete da sole. Ed è per questo che, come vi dicevo all'inizio, sulla confezione ci sono queste piume, proprio perché è un mascara che simula una morbidezza incredibile. Detto questo, io spero questo video un po' diverso dal solito, tipo recensione, vi sia piaciuto. Mi raccomando, se provate questo mascara o lo avete provato, scrivetemi tutto qua sotto nei commenti, perché sono molto curiosa di sentire tutte le vostre esperienze. Io vi mando ancora un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao!